Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. E mentre fuori impazza l'allerta meteo, qui si sta a mezze maniche perché fa veramente caldo. Oggi finalmente vi porto il video che vi ho annunciato qualche tempo fa su Facebook e che riguarda il progetto Un Nobel per te. È un progetto già rodato perché non è alla sua prima edizione e io ho sempre seguito molto volentieri i video sui canali dei vari partecipanti e invece questa è la prima volta che partecipo anch'io e sono stata prescelta, contattata direttamente dalla mente creativa, dall'organizzatrice e ideatrice di questo bellissimo progetto, ovvero da Melania, alla quale mando un bacione e vi lascio il link del suo canale Melania Costantino qui sotto nell'info box. Io voglio ringraziare tantissimo Melania perché non soltanto mi ha appunto scelta candidata per questo progetto, ma perché ha portato su YouTube questo progetto che secondo me è magnifico, perché dà la possibilità di scoprire autori nuovi sia per chi ha un canale di comunicazione e sia per chi ascolta, perché sono autori che hanno vinto dei premi Nobel ma magari non sono poi diffusi su larga scala. Quindi io vi invito veramente col cuore a scoprire il canale di Melania Costantino, perché è una ragazza preparatissima, colta e che dà un contributo davvero prezioso qui su YouTube. Questo progetto ha visto anche la creazione di un bellissimo gruppo molto affiatato su WhatsApp e proprio su WhatsApp si è svolto il sorteggio, perché ad ogni partecipante è stato assegnato un premio Nobel. Quando è arrivato il mio turno, quindi è stata la volta di essere abbinata ad un premio Nobel, a me è capitato Tagore. Io sono rimasta tipo così perché ammetto che non ho letto mai nulla di Tagore e sono andata subito a sbirciare le sue opere online, perché in questo progetto c'è la possibilità di scegliere un'opera a piacere del premio Nobel che ti è stato assegnato. E tra tutte le opere di Tagore io sono stata colpita da questa, un po' per l'introduzione, un po' per la copertina, e quindi mi sono voluta buttare. Per me è stata una doppia sfida perché appunto la prima sfida riguarda la scoperta, l'approccio ad un autore completamente nuovo, e l'altra sfida riguarda l'approcciarsi a quello che può essere uno stile nuovo, un genere nuovo, perché fondamentalmente è stato proprio un salto nel buio. Ed io fra tutte le opere di Tagore ho scelto questa qui, Gitanjali o Gitanjali, spero di averlo pronunciato bene, dirò Gitanjali, di questa edizione Acquarelli, che in realtà all'interno è segnato come Giunti Demetra. Questo è un libro di poesie ed era annoverato su Amazon come una delle raccolte più famose di questo scrittore indiano. Sono rimasta molto colpita dall'introduzione sul retro di copertina, che riprende la presentazione che di questo autore indiano ha fatto in Occidente Yeats, un autore molto famoso, un poeta, che appunto ha contribuito alla diffusione di questo autore indiano in Occidente a partire da Londra. E proprio il successo in Occidente ha permesso a Tagore di vincere il Nobel per la letteratura. Questa introduzione infatti dice: questi versi non giaceranno in libretti bene stampati, sui tavolini delle signore che con mano pigra ne voltino le pagine sospirando sopra una vita senza significato, oppure per essere letti da studenti all'università e poi messi da parte quando comincia il lavoro della vita. I viandanti li canteranno per le strade e i barcaioli sui fiumi, gli amanti mentre si aspettano. Ed era il 1912. Tagore dedica le poesie di Gitanjali a grandi tematiche quali l'amore e la vita stessa. L'amore di Tagore è soprattutto l'amore verso Dio, quindi una celebrazione dell'amore proprio per questo creatore di tutte le cose. Però va detto questo, che non ho trovato tracce in realtà di poesia religiosa, strettamente religiosa, perché in realtà l'amore di Tagore è un amore universale, quindi lui decanta l'amore per l'armonia del cosmo, a prescindere da chi lo ha creato. Quindi
L'importante è guardare il risultato, è guardare ciò che questo Dio, il Dio di tutti, ha creato e che ci ha permesso di avere. Molto bella anche la tematica dell'anima, dell'anima umana, che lui esprime attraverso metafore, similitudini o paesaggi boschivi naturali che diventano un paesaggio dell'anima. Quindi ad esempio quando lui parla di un posto tranquillo dove ognuno di noi può andare a meditare, quello in realtà è il posto del nostro cuore, un posto dentro di noi dove noi possiamo isolarci, meditare e quindi apprezzare giorno dopo giorno questa armonia del cosmo che poi è alla base di tutto. Sono delle poesie che, almeno per quello che ho notato io, non seguono uno schema metrico preciso, quindi non sono poesie in rima, non sono poesie che seguono una metrica precisa, ma sono delle poesie che sembrano quasi dei messaggi flash. A volte io ho trovato delle immagini diverse tra una strofa e l'altra all'interno della stessa poesia. Magari la prima strofa non mi comunicava la stessa immagine della seconda e quindi mi è piaciuta molto questa cosa perché mi dava un po' l'idea di quelle canzoni che ti colpiscono con una frase e magari quella dopo no, però ti dà comunque in qualche modo un messaggio. Quindi la sonorità di queste poesie non è particolarmente spiccata, ma questo io lo attribuisco anche alla traduzione, perché appunto queste poesie sono nate nella lingua di Tagore, poi sono state tradotte in inglese e poi da lì a seguire nelle altre varie lingue. Però appunto questa cosa non mi ha dato fastidio, perché l'importante è proprio il contenuto, è proprio l'intensità del messaggio che Tagore comunica. E Tagore, io me lo sono immaginato, poi sono andata a vedere una sua foto che vi lascerò qui da qualche parte. Effettivamente ha un'aria un po' da messia, un po' santone, un po' Tiziano Terzani, quello stile lì, quindi una persona che proprio dedica la sua vita a trasmettere un messaggio di pace universale. Vi voglio leggere qualche poesia che ho contrassegnato chiaramente, perché senza i post-it ormai non sa da fare. Qualche poesia che mi ha colpito in modo particolare. Ci tengo anche a dirvi che non sono poesie titolate, ma sono semplicemente numerate all'interno di questa raccolta. E questo secondo me ha un suo significato, perché il titolo avrebbe già potuto in qualche modo orientare il lettore, invece solamente con un numero per titolo ti permette di lasciare la porta aperta, quindi di vedere semplicemente quel testo che cosa ti trasmette. Questa è la poesia, per esempio, numero 2. Quando mi chiedi di cantare, il mio cuore sembra spezzarsi per l'orgoglio. Guardo il tuo volto e le lacrime mi riempiono gli occhi. Asprezze e dissonanze della mia vita si fondono in una dolce armonia e la mia adorazione stende le sue ali come un uccello che vola lieto sul mare. So che ti fa piacere il mio canto. So che solo come cantore posso presentarmi al tuo cospetto. Con l'ala spiegata delle mie canzoni tocco appena i tuoi piedi, che mai altrimenti potrei raggiungere. Ebro per la gioia del canto, dimentico me stesso e chiamo amico te che sei il mio signore. Oppure questa, la numero 8, che è un messaggio bellissimo e attuale. Il bambino agghindato con vesti principesche e ingioiellato di collane perde ogni piacere nel gioco. Le vesti lo impediscono ad ogni passo. Nel timore di rovinarle o sporcarle di polvere, si tiene lontano dal mondo e ha paura perfino di muoversi. Madre, a niente giova essere schiavi del lusso se ci esclude dal benefico contatto con la terra, se ci priva del diritto di entrare nella grande fiera della vita di questo mondo. Oppure la seconda strofa della poesia numero 31, quindi ecco che ritorna quello che vi dicevo prima, che magari la prima strofa non mi ha colpito personalmente, magari può colpire qualcun altro, ma la seconda sì. Prigioniero, dimmi, chi costruì questa catena indistruttibile? Io stesso, rispose il prigioniero, la forgiai con grande cura. Credevo che la mia invincibile potenza avrebbe imprigionato il mondo, lasciandomi indisturbato nella mia libertà. Così notte e giorno lavorai alla catena con grandi fuochi e colpi vigorosi. Quando alla fine il lavoro fu completo, con gli anelli ben saldati tra loro, mi accorsi che la catena mi aveva imprigionato nella sua stretta. Questo era Gitanjali. Io spero di avervi trasmesso almeno parte delle emozioni che ha trasmesso a me
Non è stato facile perché le poesie sono difficili da recensire, perché è come recensire un'emozione, è come recensire un sentimento, quindi da dove prendi principio? Comunque super consigliato, vi lascio sotto nell'info box il mio link di Amazon, così se volete acquistarlo, passando di lì io avrò una minima percentuale per portare avanti il canale, e grazie a tutti quelli che lo fanno, e ringrazio ancora tantissimo Melania per questo meraviglioso progetto. Vi lascerò nell'info box anche l'elenco di tutti gli altri partecipanti che pubblicheranno a scaglioni secondo un calendario, noi qui facciamo le cose precise, pubblicheranno i loro video, e quindi se volete poi seguire questa avventura potete appunto consultare l'elenco che vi lascio nell'info box. Fatemi sapere con un commento qui sotto che impressione avete avuto delle poesie di Tagore, se siete stati colpiti positivamente oppure no, soprattutto se questo è stato il primo incontro, quindi il primo contatto con questo autore. Io intanto vi mando un bacione, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!